Se notate, abbiamo fatto un po' di resina molto ricca di bolle. Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Oggi parleremo di una tematica molto comune e molto fastidiosa, le bolle d'aria. Come facciamo ad eliminare queste bolle d'aria? La maniera più intelligente e la prima in assoluto dal mio punto di vista è avere una pompa del vuoto, perché la pompa del vuoto ti rende la resina molto molto trasparente, priva di bolle. Ovviamente possiamo utilizzare dopo anche la pistola dell'aria calda oppure l'alcol isopropilico, mi sbaglio sempre. Comunque, la cosa fondamentale sarebbe usare una pompa del vuoto. Quindi, ragazzi, in questo video andremo a vedere come si usa e faremo anche una prova in cui andremo a tirare via le bolle che si formeranno durante la miscelazione. E non perdiamo altro tempo e addentriamoci in questo video. Ho creato lo spazio qua. Prima di addentrarci nel problema, voglio solo precisare che le bolle d'aria sono molto fastidiose. Avere una pompa di questo genere ci toglie quasi il 90% dei problemi che ha la resina. Allora, abbiamo la nostra pompa. Marchio Vevor. La vediamo meglio dopo. Voglio vedere cosa c'è dentro. Io ho scelto il contenitore più grande per darvi un'idea. Il contenitore è realizzato in acciaio inossidabile e ha una misura di 30 centimetri. Io credo che sia meglio essere un po' più stretto, ma in altezza un po' più lungo, perché utilizzandolo con la resina comincia a bollire e comincia a sporcare. In questo modo possiamo anche aggiungere contenitori più grossi, in modo che facciamo più resina una volta. Qui ci sono i tubi, le valvole e il manometro, lo mettiamo da parte. Non vi ho fatto vedere questo, che sarebbe il tappo, che è spesso. Vediamo quanto è spesso questo. Allora, togliendo la parte in gomma, sono molto curioso anch'io perché questa deve avere una tenuta perfetta, perché se scoppia siamo nei casini. 22 mm, quindi sarebbero 2 centimetri e 2. Abbiamo le istruzioni, sono in inglese, ho dato un'occhiata prima e sono in inglese, però sono molto dettagliate. Adesso sono segnati tutte le varie componenti. Questo è un filtro che ci aiuta a far trattenere l'acqua presente nel contenitore. Questa penso sia una retina per non sporcare il fondo, magari mi sbaglio. E questo lo dovremo mettere qua per fare presa con il tappo. Adesso lo tolgo, gli aggiungo questo affarino. Allora, poi dopo ovviamente il tappo farà molta più presa avendo messo questa guarnizione in una plastica molto morbida. Lo mettiamo un attimo da parte e vediamo il tubo di collegamento con la pompa, il manometro che andrà a essere posizionato sul tappo. Ci sono varie guarnizioni. Assicuriamo che fa molta presa qua e fa molta tenuta, non deve avere nessun spiffero d'aria. Quest'altro lo dovremo inserire qui. Il gruppo del tubo
molto robusto, avvolto da questo fil di ferro in acciaio in modo da non piegarsi e da resistere nel tempo. Allora, ho collegato questo che vi ho fatto vedere prima, ho collegato il tubo di aspirazione d'aria, ho collegato qui. Qui dovremo riempire con l'olio, però adesso siamo al livello minimo, quindi possiamo fare un tentativo, una piccola prova. Qui il livello massimo, dovrei in teoria andare a prenderlo anch'io, l'olio. Andate a specificare che è una pompa del vuoto, abbiamo tutti i dati di questa pompa scritti qui. Allora ragazzi, qualche dato tecnico di preciso, posso dirvi che questa carcassa che mantiene la quantità d'olio è in alluminio. Da qui possiamo, sia di qua che da questo qui, possiamo svitarli e in entrambi i casi possiamo aggiungere l'olio. Io l'ho provata all'inizio e non andava perché la quantità d'olio era molto molto bassa. Sono andato a comprare un olio apposta in un negozio di roba idraulica. Non dobbiamo stappare nessun tappo dalla pompa perché il filtro che vedete qui, questo, ha dei fori in modo che l'aria estrapolata dal contenitore si sfiata da qua. Il cavo misura circa 1,5 metri. Qualche dato tecnico lo possiamo anche vedere qui, come il modello RS1, la sua capacità 5 PA, il voltaggio 220, la potenza, la capacità d'olio che sarebbe 220 ml di olio. Da quest'altra parte abbiamo il pulsante di accensione. Per farvela breve come funziona, metteremo all'interno un bicchierino di resina pieno di bolle, andremo a tenere chiusa la valvola d'uscita d'aria dalla camera e aperta la valvola verde di estrazione del vuoto. Quindi in questo modo l'aria che c'è all'interno la pompa la va a estrarre e la fa mandare di qua. Questo qua è un tappo dell'olio che c'è a un filtro, che dopo l'aria uscirà di qua senza che io faccia niente. Una volta che siamo arrivati con la capacità di estrazione a meno 25 bar, io mi fermo. Dopo cosa faccio? Chiudo la valvola di estrazione d'aria perché non voglio che l'aria aperta di qua mi vada dentro nel motore, lo chiudo, apro questa e così abbiamo finito. Adesso faremo una piccola prova per vedere come funziona. Ce ne sono un casino di bolle qui. Tiriamo via il tappo. Mettiamo la nostra resina, accendiamo la pompa, si cominciano ad intravedere le bolle. Adesso ragazzi proverò a chiudere la valvola che mi dà verso la pompa e aprire l'aria. Esperimento fallito. Non ho capito perché non ha tirato. È la prima volta che utilizzo una macchina del genere, ragazzi, e abbiamo sperimentato insieme. Proverò di nuovo. Sto facendo un altro tentativo perché il primo non è andato a buon fine. Non vi ho fatto vedere perché non riuscivo a capire che cosa succede. Praticamente ho rifatto ancora un po' di resina alla stessa quantità di prima. Non andava perché il livello minimo che vi avevo fatto vedere era troppo basso, quindi sono andato a comprare dell'altro olio. Adesso l'ho caricato fino al livello massimo. Se dobbiamo fare un confronto con l'altra resina, che praticamente questa qua è indurita, guardatela, quello che vedete è rimasto solo sul bordo, è un po' di schiumina, però se notate all'interno non ce n'è neanche una bollicina, non ce n'è. Allora amici, siamo giunti alla fine di questo video.
iscriviti e piace anche su questo video che sicuramente ti piacerà. Ciao!